Grazie a tutti per essere venuti, direi di cominciare, scusateci per il ritardo a livello organizzativo, ci siamo aggiustati un po'. Allora, vi ringrazio innanzitutto per la presenza a nome di EOS Arcigay di Cosenza, noi siamo i ragazzi del Comitato Provinciale dell'Arcigay di Cosenza. Per quanti non ci conoscessero, so che nella nostra città siamo poco conosciuti, si è poca a conoscenza della nostra presenza, ma noi esistiamo, abbiamo una sede che è nella Casa delle Culture. È una sede comunale, apriamo un giorno a settimana per fare accoglienza ai ragazzi che volessero venire e per comunque avere a che fare appunto con la Cosenza che ancora poco ci conosce. Questo evento è stato creato proprio per poter avere un incontro con la comunità cosentina e per poter fare conoscere quello che è il nostro mondo attraverso una voce che è molto conosciuta tra di noi, che è quella di Maura. Maura è una scrittrice, ha scritto, questo è il suo terzo libro, scrive per un giornale, una rubrica che si chiama Gay nella città, fa delle performance, degli spettacoli che sono comunque a tematica, che trasmettono tutto ciò che può essere il passaggio e tutto ciò che può essere la vita dei gay anche solo in uno spettacolo, che non è roba da poco. Non servono a volte solo parole e libri per poter spiegare quello che succede nella nostra vita. Prima di tutto questo, prima della sua vita pubblica, Maura è una donna di 30 anni, lesbica, che lavora con Arcigay e lavora con Arcigay a livello nazionale, lei fa parte della segreteria nazionale di Arcigay, proprio perché lei sa sulla sua pelle cosa vuol dire essere gay oggi in Italia, qual è la discriminazione, qual è il dolore, qual è l'omofobia che affronti sia con gli altri che con te stessa. E cosa devi vivere per andare avanti nella tua vita? E questa è una cosa importante, cioè non è una persona che ha deciso di lavorare con Arcigay perché è bello poter dire sono in Arcigay. Lo fa perché lei sa cosa vuol dire essere gay in Italia e combatte per noi. Combatte perché tutto quello che lei ha affrontato sia di insegnamento e di aiuto agli altri. Oggi siamo qui per presentare Out, che è il suo terzo libro. È un libro molto, una parte molto legislativa, molto documentativa su quello che oggi è la legislazione in Italia, o meglio quello che non è nei confronti degli omosessuali, quello che non esiste. Prima di fare delle domande specifiche a Maura, per presentare il libro, più che dirvi cosa tratta e farvi un elenco degli argomenti, preferirei leggervi l'ultimo pezzo del libro. È il mio metodo di scegliere libri normalmente, se non conosco l'autore, non conosco il libro, scelgo l'ultimo, leggo l'ultimo pezzo del libro, se mi trasmette qualcosa compro il libro, deve lasciarti qualcosa il libro, se riesci a farlo nelle ultime parole senza sapere di cosa ha parlato è un buon libro sicuramente. Nell'ultimo pezzo di Maura sicuramente si riesce a capire chi è lei e che cos'è questo libro. E il libro dice: mentre Otto scorrerà sotto i vostri occhi avrò da poco compiuto 30 anni, i migliori 30 anni che potessi desiderare. La lotta, la denuncia, l'opposizione sistematica e continua alle forme di ingiustizia sociale mi hanno reso una donna. Che i vostri cuori si infiammino e corrano fuori dal petto. Out, tutti fuori a conquistare un nuovo arcobaleno. E credo che non ci sia metodo migliore per dire chi è Maura. Maura è qui perché è necessario che noi usciamo fuori. Lei lo fa. Lo fa tutti i giorni, lo fa per noi e lo fa con noi e vogliamo che questo serva anche per la comunità cosentina. Noi non dobbiamo fare questo passaggio da soli. Siamo una comunità che fa parte di Cosenza, siamo gay, siamo ragazzi di Cosenza. Non siamo un'altra popolazione, non siamo un altro mondo, è giusto che questo sia fatto tutti insieme. Parlando del libro, facendo parlare Maura adesso del libro, il libro come base iniziale, come prima parte, parla di quello che è la legislazione oggi in Italia. Quello che l'Italia fa e non fa per noi adesso. Storia recente, le leggi che non sono state approvate con l'aggravante per l'omofobia, storia recente quella di tanti politici che hanno tanto da dire ma poco di intelligente sui gay. Cosa manca oggi in Italia? Perché non si può parlare di leggi che esistono, ma di cosa non esiste in Italia, quindi cos'è che manca? Prima di rispondere a questa domanda io ci tengo a ringraziare Lavinia che insomma mi ha particolarmente emozionato in questa presentazione. Devo dire, di solito mi capita di essere intervistata da giornalisti, esperti che qualche volta usano un po' meno il cuore per
fare cose di questo tipo. Invece io sentivo, ascoltavo il cuore di Lavinia che parlava, per cui sono assolutamente orgogliosa di essere vostra ospite qui questa volta a Cosenza. È la mia prima volta in Calabria, quindi ringrazio questo splendido comitato e il calore di tutte le ragazze e dei ragazzi che mi hanno accompagnata in questi giorni. Torniamo alla domanda. Out nasce come, non nasce come un libro di denuncia, ma vuole essere una fotografia di questo paese, visto da un'angolazione particolare, da un'angolazione, un po' nascosta, perché è così che ci vorrebbe questo paese, no? Quindi ci lasciano a noi persone omosessuali, transessuali, lesbiche, bisessuali, in una specie di angolo un po' scuro, un po' buio, dal quale per noi è facile guardare ciò che accade intorno, ma per chi ci mantiene in quell'angolo è più difficile vederci. Ecco, Out nasce per scardinare queste porte che ci chiudono in un angolo. È un libro che fotografa una realtà difficile in Italia, una realtà diversa da tutta l'Europa. Siamo rimasti solo noi insieme alla Grecia a non avere una legge che riconosca diritti alle coppie di fatto e alle coppie di fatto omosessuali. Siamo l'unico paese in Europa insieme a Malta a non avere una legge contro l'omofobia, per cui io sono stata anche ieri a Reggio Calabria ad un sit-in organizzato per, in occasione insomma, della brutale aggressione subita da un ragazzo, da un giovane omosessuale in un locale di Reggio Calabria. Beh, in Italia non esiste una legge che tuteli questo ragazzo dall'omofobia, cioè questo ragazzo non potrà denunciare il suo aggressore perché lo ha picchiato in quanto persona omosessuale, perché non esiste. Ed è l'unico, siamo l'unico paese in Europa che continua con il suo Parlamento a bocciare proposte di legge come questa. Lo scopo fondamentale di Out, ce ne sono tanti, uno in particolare è quello di coinvolgere le nostre famiglie. Io vedo qui tanti genitori e questo mi rende davvero felice, perché farmi conoscere dei miei genitori, raccontarmi alla mia famiglia, mi ha reso una donna libera. Fino a quando mi sono nascosta alle persone che più mi amavano e fino a quando ho temuto di essere giudicata da chi mi aveva messa al mondo, ho vissuto una vita infernale, ho attraversato l'inferno dell'anoressia, della bulimia, ho cercato di nascondermi anch'io a me stessa, come facevo con loro. E quando sono riuscita a raccontarmi ai miei genitori, la mia vita è cambiata. È cambiata perché ho tolto un velo, ho tolto un abito scuro che indossavo per vivere questa vita mascherata. E quindi essere qui con tutte queste persone che immagino siano genitori o che comunque sono persone un po' più grandi di noi mi rende particolarmente felice. Perché questo libro è anche per voi e soprattutto per le persone eterosessuali che ci hanno generate, per esempio. Perché io sono nata da una coppia di un uomo e di una donna, che hanno avuto bisogno di tempo e hanno avuto bisogno di leggere per esempio i miei libri per conoscere anche delle cose che non sapevano di me, che non sapevano delle persone omosessuali. Io mi ricordo una delle domande più strane che mi aveva rivolto mia madre era questa: avevo assistito al parto della mia migliore amica ed ero emozionata quando è nato il figlio della mia migliore amica, e mia madre mi ha detto: ma cavolo, ma tu sei lesbica, ma quindi l'istinto materno ce l'hai anche tu? Ecco, spesso l'omofobia, per tornare al nostro discorso, comunque la paura, l'avversione, il sospetto nei confronti delle persone omosessuali nasce semplicemente perché non abbiamo in possesso degli strumenti culturali, delle conoscenze che ci permettano di decifrare l'altro e di accoglierlo, perché quando io l'altro lo conosco, naturalmente lo accolgo, o comunque sono più capace di confrontarmi con lui, sono più pronta a confrontarmi con lui. E quindi Out nasce per tutti questi motivi, per raccontare le nostre vite, per indignarci, per indignare non solo le persone omosessuali, ma per chiedere ai nostri amici eterosessuali o ai nostri genitori eterosessuali di impugnare quest'arma della cultura che abbiamo a disposizione, che una certa parte del nostro paese ha ancora a disposizione nelle proprie mani, e di abbracciare questa lotta, questa battaglia di civiltà, perché un paese che riconosce a tutti, a tutte gli stessi diritti, è un paese più civile ed è un paese migliore non solo per le persone omosessuali, ma è un paese migliore per i migranti, è un paese migliore per gli eterosessuali, è un paese migliore
per le persone portatrici di handicap. È un paese migliore quello che desideriamo. Quanto pensi che incida la mancanza di una legislazione effettiva contro l'omofobia rispetto alla mancanza di denunce? Nei tuoi libri, nel secondo e maggior modo, tu racconti una serie, ti fai raccontare delle storie di discriminazione e di omofobia che hanno vissuto varie persone, gay, lesbiche, transessuali, alcune anche molto gravi, alcune, molte, mai denunciate, cioè raccontate a te ma mai denunciate effettivamente alla polizia, ma in realtà molto spesso mai denunciate anche a persone molto vicine. Quindi quanto conta la mancanza di una legislazione effettiva, ma quanto conta anche la mancanza di comunicazione? Quanto può essere pesante il coming out per una persona, tanto da non cercare aiuto anche quando si è in difficoltà così grave? Beh, il percorso di coming out, quindi di rivelazione a se stessi e agli altri del proprio orientamento sessuale, è sicuramente un percorso difficile e un percorso che può accompagnare taluni per tantissimi anni della propria vita. Io, insomma, mi sono riconosciuta ad una donna lesbica che avevo 23 anni, che ero quindi abbastanza grande, e sono riuscita a dirlo agli altri ancora più grande. Sicuramente il fatto che manchi una legislazione che tuteli le persone omosessuali dal reato di omofobia è una lacuna fondamentale che abbiamo da colmare, perché se non esiste un reato, un ragazzo che subisce prima di tutto un aggressore si sente quasi più legittimato perché sa che resterà impunito, quindi già questo potrebbe essere da considerare. E poi un ragazzo che deve denunciare di essere stato aggredito perché gay deve affrontare due problemi, quindi questo relativo al fatto che non esiste poi un reato che può denunciare, ma deve sperare che l'aggressore lo rapinerà o quindi commetterà qualche altro reato riconosciuto dalla nostra legge, e in secondo luogo deve superare talvolta lo scoglio fondamentale di rivelare il proprio orientamento sessuale, perché tornare a casa con un occhio nero che ci è stato fatto in una discoteca perché omosessuali comporta che poi tornando a casa noi dobbiamo raccontare magari alla nostra famiglia che abbiamo preso questo pugno perché siamo persone omosessuali, magari non l'abbiamo ancora fatto. Per cui se invece questo paese si dotasse di una cultura delle differenze che legittima tutte le differenze e le considera delle risorse, probabilmente il nostro le nostre città sarebbero città più sicure, perché sarebbero città educate all'altro, sarebbero città educate al rispetto delle differenze, alla valorizzazione delle differenze. Quindi io, un po' come i radicali, io non sono molto vicina a loro, però per certe cose li capisco, nel senso che noi come Arcigay e come movimento chiediamo l'estinzione di una legge che già esiste, che è la legge Mancino, che è una legge contro i crimini di odio, e basterebbe estenderla anche all'omofobia, visto che esiste per la religione, l'etnia, non esiste però per l'orientamento sessuale. Ci basterebbe questo. Però sono d'accordo con i radicali nel dire che tutto questo, però, cioè l'esistenza di una legge da sola non basta per contrastare la violenza o per contrastare un malcostume culturale, una arretratezza culturale che impesta il nostro paese. Sono giornate come questa quelle che contrastano l'omofobia, sono pomeriggi come questo, sono discussioni fatte a tavola la sera con i nostri genitori quelle che contrastano l'omofobia. È la creazione di una, non di una subcultura omosessuale, ma di una cultura delle differenze che genera il cambiamento, che genera la rivoluzione. A proposito appunto della creazione di cultura dell'accettazione del diverso, spesso si parla di progetti che vadano nelle scuole a livello di Arcigay, come comunque a livello di formazione per l'omofobia. Tu sei stata responsabile giovani e responsabile scuola anche per quanto riguarda Arcigay Nazionale. Cosa pensi appunto di questi progetti che vadano a fare proprio studi di formazione per quanto riguarda sia professori che alunni, visto che comunque attualmente sono molto frequenti, più di quanto si pensi, gli attacchi di bullismo a scuola o di discriminazione scolastica anche da parte di insegnanti, che siano nelle scuole o nell'università? E da che età pensi che questo andrebbe fatto? Nel senso che molto spesso il dibattito è fra quale sia l'età giusta per entrare nelle scuole a fare questo tipo di formazione, perché magari se entri troppo presto potresti incontrare
la chiusura dei professori o dei genitori, perché magari potrebbe essere troppo presto o troppo tardi. Quindi qual è secondo te il modo giusto per farlo? Beh, io credo che troppo presto non sia mai un pericolo, troppo tardi sì, cioè è molto più spesso che un troppo, è molto più facile che un troppo tardi, che da un troppo tardi scaturisca un pericolo per tutti. Come ArciGay, insomma, è l'associazione più grande che abbiamo in Europa per la promozione, per la tutela dei diritti delle persone omosessuali e transessuali. Come insomma, volontaria di questa associazione sono entrata spesso nelle scuole e ho visto i risultati di ricerche importantissime che solo ArciGay ha svolto in questo paese, ricerche nazionali svolte col Ministero, in partnership con diversi ministeri. Ce n'è una per tutte, che è quella sul bullismo omofobico, che per esempio ci racconta che su un campione di 280 studenti uno su cinque ha usato insulti omofobi nei confronti di un proprio compagno di scuola. Le conseguenze del bullismo a scuola sono gravissime, vanno dalla depressione del ragazzo, dall'isolamento, dall'autoisolamento. È tutta una serie di problematiche. Io mi ricordo il caso di una ragazza di Ravenna, che racconto poi anche nel libro, una ragazza di 17 anni. Il suo professore a scuola parlava di omosessualità come di una malattia. Lei ha tentato di dire al suo professore: ma guardi professore, io non sono ammalata, sono lesbica. E il professore, davanti ai suoi compagni, l'ha invitata a curarsi da uno psicologo, da un professionista o addirittura da un esorcista. La ragazza a 16 anni o poco più si è sentita isolata totalmente, ma soprattutto umiliata nel suo essere più profondo, e ha abbandonato la scuola e tuttora non sa cosa farà della propria vita, perché sta ancora facendosi delle domande. Queste sono gravi conseguenze che un paese civile non può accettare, sono gravi pericoli che un paese civile non può correre per i propri giovani, per i propri talenti, perché questa ragazza tra l'altro è una grandissima artista, frequentava un liceo artistico, e questi sono i pericoli che associazioni come ArciGay non vuole correre, ed è per questo che noi entriamo nelle scuole. Scuole italiane in cui l'insulto più utilizzato dagli studenti per denigrare un proprio compagno, non solo un compagno dichiaratamente gay, ma per denigrare qualunque compagno che abbia un comportamento non conforme, è frocio. Allora sta a noi ricominciare dai nostri vocabolari, introducendo nelle scuole un vero e proprio dizionario delle differenze, insegnando ai nostri formatori e ai nostri insegnanti ad accogliere i propri studenti e a restituire delle immagini pulite della realtà e della vita. Ed è per questo che noi entriamo nelle scuole, perché da quell'inchiesta nazionale emerge anche un fatto davvero sconcertante, cioè che la maggior parte degli insegnanti, quando riceve una denuncia da parte di un ragazzo che ha subito violenza perché è gay, tende a minimizzare o a dire: lascia stare, non è successo niente, non voleva dire questo. Minimizzare vuol dire colludere con l'aggressore, vuol dire essere in un certo senso rinforzare l'atteggiamento del bullo e non far sentire protetto il ragazzo che invece sta denunciando. Quindi tutte le nostre azioni sono volte a questo, sono volte a incoraggiare prima di tutto nelle vittime la forza di denunciare ciò che si è subito, perché questo accade ancora troppo poco in Italia, anche perché non esiste una legge, e sono volte alla visibilità, cioè a spiegare ai ragazzi che è giusto svelarsi, è giusto raccontarsi, è giusto anche avere paura nel farlo, ma il vantaggio di essere se stessi e di essere felici nei propri panni, nella persona che siamo, supera di gran lunga qualunque paura. Io ho recuperato una vita intera raccontandomi, io mi sono riappropriata della mia pelle raccontandomi al mondo e raccontandomi soprattutto a me stessa e alle persone più care. Ho potuto assaporare l'amore per la prima volta. Io non conoscevo l'amore, perché non conoscevo prima di tutto l'amore per me stessa. D'altronde mi odiavo perché mi sentivo diversa dal resto del mondo, venivo da un paese piccolissimo in cui mi sentivo l'unica lesbica sul pianeta Terra, e sicuramente raccontarmi ed essere visibile mi ha consentito di essere felice. Quindi è questo l'invito che ArciGay fa a tutti i suoi, insomma a tutte le persone omosessuali, bisessuali e transessuali:
Ma un invito più importante noi lo facciamo alle istituzioni, come si diceva ieri sera a Reggio Calabria, perché abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo bisogno di tutele, abbiamo bisogno di diritti. Esistono, esiste un principio fondamentale, esiste una carta costituzionale, esiste l'articolo 3 della nostra Costituzione, per cui il diritto ad essere trattati tutti nello stesso modo e tutte nello stesso modo esiste e sta alle istituzioni adesso fare in modo che il principio di eguaglianza esista anche in questo paese. Ecco, come reazione alla mancata approvazione della legge, è storia recente dell'anno scorso, quella di un outing forzato che è stato fatto su internet con la pubblicazione di 10 nomi di politici presunti gay senza nessuna informazione, senza lanciati lì, perché era una reazione, perché si pensava fosse una buona cosa. Visto quanto è duro il coming out, visto quanto da omosessuali si dovrebbe sapere quanto sia duro accettarsi anche, non avrebbe più senso cercare di insegnare l'accettazione di se stessi a accompagnare piuttosto che criminalizzare chi magari effettivamente lo è e dà delle dichiarazioni omofobe, ma magari sta ancora passando la fase del coming out? Essere persone pubbliche rende tutto molto più complicato. Un conto per me dirlo ai miei genitori, ai miei 4 colleghi universitari, un conto è doverlo dire a una nazione che mi ha eletto e che magari io so che non lo accetterà. Beh, premettendo che il giorno in cui Giovanardi farà coming out io farò una corsa nuda qui per tutta Cosenza, premettendo questo, sicuramente l'operazione dell'outing è stata un'operazione spregevole. Insomma, outing vuol dire che qualcuno rivela a mia insaputa o contro il mio volere il mio orientamento sessuale, quindi un esterno pubblica sul giornale che Maura Chiulli è gay senza che io abbia consentito. Invece il coming out è un percorso che ciascuno di noi fa con insomma, i propri tempi nel dirsi e nel dire all'altro il proprio orientamento sessuale. Già dalle definizioni capiamo che l'outing è un chiaro percorso di violenza che si fa ad una persona, per cui se Giovanardi, che non conosce l'amore evidentemente, non conosce la poesia dell'amore e dell'amore omosessuale, si esprime con violenza nei miei confronti, sicuramente io non mi esprimerò con violenza nei suoi confronti, perché il tono delle nostre rivendicazioni è ben altro. Noi chiediamo assolutamente che non ci sia più violenza e che non sia più adoperata violenza nei nostri confronti, per cui assolutamente quell'operazione di outing, come accennavi tu prima, è stata una trovata spregevole che qualcuno, anche per farsi pubblicità in un momento particolare del nostro paese, ha trovato interessante fare, ma è stata una, come dire, un'idea becera che è morta poi nel giro di qualche ora. Ecco, a proposito, poi sul tuo libro tu facevi un'ottima similitudine, che era quella di fare outing per altre persone. Imporre l'outing è la stessa cosa più o meno che portare la democrazia con le armi. Cioè, io devo portare l'accettazione, quindi te lo impongo. Tu non sai accettare, ti impongo di essere accettato dagli altri, più o meno lo stesso, era una similitudine che ho trovato molto sottile. Percorso di accettazione in se stessi spesso porta, poi al momento in cui finalmente si riesce a essere se stessi, e magari non del tutto, a sentire il bisogno di stare più tempo con persone che siano più simili a te. E questo perché probabilmente se cominci ad accertarti, se magari ancora non lo fai del tutto perché non riesci a dirlo, ti dà una sicurezza maggiore. Molto spesso però la creazione di quartieri gay, di locali gay, di eventi per gay viene scambiata per ghettizzazione, perché non ci piace stare con gli eterosessuali. Tu fai spettacoli nei locali gay, tu fai spettacoli a tematica gay, quindi conosci questo mondo meglio di tanti altri. Quindi vorrei che fossi magari tu a spiegare il senso di comunanza che ci lega quando andiamo in locali tutti insieme o quando usciamo con persone che siano omosessuali. Io ho voluto nell'ultima parte del libro affrontare un po', anche sommariamente, questo argomento, perché troppo spesso mi sento dire ma voi omosessuali state sempre fra di voi, vi fate i locali LGBT per stare tra voi, i locali, i quartieri gay sono dei ghetti. Io ho anche chiesto insomma l'opinione ad una serie di esperti, primo tra tutti uno psicoterapeuta che spesso insomma ha
lavorato con Arcigay in diversi progetti. Sicuramente, e lo accennavi tu con tanta saggezza, i locali LGBT o comunque i quartieri gay hanno un senso profondo nelle nostre vite e anche nelle vite degli eterosessuali, perché poi nei locali in cui mi esibisco sono tanti gli amici eterosessuali, non precludiamo mai a loro l'ingresso nei locali prevalentemente frequentati da noi. È chiaro che, per esempio, io da giovane, se non avessi avuto il Gay Village a Roma, avrei fatto molta più fatica ad incontrare i miei desideri, a riconoscerli soprattutto. Quindi i locali, i nostri posti, sono utili sia in una fase iniziale di socializzazione e sia in una fase poi di vita, di condivisione. È chiaro che nella vita si tende a stare insieme a chi un po' di più ci assomiglia, a chi un po' di più può capirci, a chi un po' di più può decifrare le nostre paure, le nostre attitudini. Ed è sicuramente, come dire, un grandissimo vantaggio quello di avere dei luoghi di vita e di socializzazione dedicati a noi, così come ci sono i locali di musica jazz in cui vanno le persone che amano il jazz. Cioè è normale ed è giusto ed è sacrosanto che ci siano luoghi in cui i nostri amori possono essere spericolati, nel senso che non possiamo essere vittime, o quantomeno insomma non accade molto poco che siamo vittime di aggressioni, e i locali in cui non ci sentiamo soli, non ci sentiamo assolutamente diversi. Un altro tema che parli verso la fine del tuo libro e che è molto attuale soprattutto in vista del 9 giugno è quello del Pride. Il Pride anche lì mal interpretato spesso da eterosessuali, ma spesso mal interpretato anche da omosessuali. Lì viene fuori quella parte di omofobia che si chiama omofobia interiorizzata, per cui l'omosessuale che magari non si accetta pienamente o che fa fatica a uscire all'esterno, che ha un brutto rapporto con l'omosessualità, soprattutto con l'omosessualità più evidente, con i ragazzi più effeminati che scarta perché è troppo evidente, o con le ragazze troppo mascoline o con il Pride, perché il Pride è molto evidente, molto visibile anche nei modi in cui ci si esprime lì, e questo viene spesso denigrato perché lo si trova eccessivo, perché non c'è bisogno di uscire in quel modo. Perché c'è bisogno in quella giornata di essere se stessi fino all'estremo? Allora, io ero una di quelle che da ragazza, quando vedeva le immagini del Pride, cambiava subito canale, però vi ricordo che ero una di quelle che si detestava perché omosessuale, quindi io credo che manifestazioni di orgoglio come quella del Pride siano anch'esse fondamentali nelle nostre vite. Non esiste, alcuni dicono, un etero Pride non esiste, ma perché non esiste? Perché a voi eterosessuali sono riconosciuti tutti i diritti che invece a noi omosessuali sono negati, quindi un giorno sacrosanto in cui tutti insieme ci ritroviamo a dire basta e a dire con orgoglio chi siamo o chi desideriamo essere o da chi desideriamo travestirci, è un giorno di vita, è un giorno di civiltà per tutti. Quello che mi fa rabbia è l'uso e la strumentalizzazione mediatica che si fa del Pride, perché noi sappiamo che molto poco spesso i nostri media restituiscono delle immagini civili delle persone omosessuali, quando invece starebbe a loro generare cultura nel nostro paese. È chiaro che ogni volta che un TG ci presenta un gay pride fatto di piume e di latex e di perizomi, questa non è l'immagine che il Pride restituisce, questa è l'immagine che i media ci danno del Pride, è la fotografia sporcata, la fotografia scolorita di un arcobaleno che invece è pieno di orgoglio, è pieno di sentimenti, è pieno d'amore. Quindi io quando mi si pone questa obiezione invito ad andare a un Pride, perché credo sia un'esperienza totalizzante, un'esperienza totale che ti restituisce all'autenticità, perché in quel posto lì, su quelle strade, in quel clima di festa e di serenità e di assenza di paura, siamo tutti più autentici, omosessuali e eterosessuali. Di recente abbiamo avuto il Cineforum, abbiamo visto un documentario della GEDO, che è l'associazione di genitori di figli omosessuali, alla presenza di alcuni genitori di alcuni ragazzi del nostro comitato,
C'è stata una discussione poi successiva alla presentazione del documentario in cui i genitori presenti, che comunque erano magari, qualcuno potrebbe fare genitori più consapevoli, genitori più aperti, tutto quello che volete, ma a questo si arriva con la conoscenza, questi genitori trovavano sconvolgente appunto come fosse presentata come sconvolgente il passaggio dalla non conoscenza alla conoscenza dell'omosessualità del figlio, come fosse parlavano a un certo punto quasi di morte e rinascita del figlio, perché fino a quel momento non hai saputo chi era. E i genitori presenti dicevano: beh, era mio figlio prima, potrò non aver conosciuto una parte, so che persona è, se penso sia una brava persona lo è anche dopo. I tuoi genitori questo passaggio come lo hanno affrontato? Cioè, è stato un passaggio del tipo: beh, mia figlia lo è sempre stata, imparerò a conoscerla di più, o è stato proprio una rinascita in tutti i sensi del rapporto? Allora, con i miei genitori è stato un po' tutte e due le cose, nel senso che inizialmente la loro reazione è stata di chiusura, soprattutto quella di mia madre, non riusciva ad accettare assolutamente il mio orientamento sessuale, ma perché lei aveva paura che questo orientamento, cioè che il mio essere lesbica nel tempo avrebbe determinato una differenza incolmabile con la vita degli altri, perché lei pensava che in quanto lesbica avrei sofferto il doppio, lei pensava che in quanto lesbica non avrei potuto sposarmi, avere dei figli, tutte cose che potenzialmente in questo paese possono accadere e ci accadono, ma fortunatamente abbiamo un'Europa civile che ci sta intorno, e quindi se domani vorrò avere un figlio con la donna che amo, potrò fargli un giro in Europa e con qualche euro riuscire a concepire, ad avere il nostro bambino. Poi col tempo è necessario dare del tempo, è necessario concedere del tempo, io ho dovuto darlo a me stessa perché mai non avrei dovuto concederlo ai miei genitori, quindi col tempo loro hanno capito e ci siamo riconciliati, anche i miei genitori si sono spogliati di alcune lenti attraverso le quali mi guardavano, perché tanti comportamenti non riuscivano a capirli di me, tanta sofferenza che io generavo e restituivo all'esterno, non riuscivano a capirla e si assumevano tutte le colpe, pensavano di aver sbagliato tutto con me, mia madre pensava di essere stata una madre assente e per questo motivo io trascorrevo le mie giornate ad abbuffarmi, a vomitare per esempio, cioè si assumevano tutte le colpe della mia sofferenza. E il fatto invece di restituirmi a loro con la verità e di raccontarmi, di dire loro: guardate che le mie difficoltà, quello che ho vissuto, ha avuto un'origine, come dire, endogena, cioè si è generato dentro di me, ci sono stati poi tanti fattori che hanno contribuito, però è tutto nato dalla mia sensibilità, dalle mie difficoltà, dal mio modo di non riuscire a decifrarmi, e questo ha portato sicuramente ad una rinascita del nostro rapporto che insomma che adesso è meraviglioso. Come ultima domanda vorrei chiederti di raccontarci un po' quelli che sono i casi di discriminazione che tu hai dovuto affrontare, che tu hai conosciuto facendoti raccontare le storie degli altri. Quello che molto spesso viene obiettato è che, beh, siete esagerati, l'Italia tutto sommato è abbastanza tranquillo, girate per strada senza problemi, non è così grave, in altri paesi ammazzano gli omosessuali, perfetto. È anche vero che ci sono una serie di fasi di discriminazione, di tipi di discriminazione, c'è l'omofobia con attacchi verbali, c'è l'aggressione fisica, ci sono discriminazioni sul lavoro e sulla vita personale che molte persone non conoscono, e nell'ignorare questo tipo di discriminazioni sono convinti che la nostra vita sia tutta rose e fiori e sia più un'esagerazione che non altro. E classica la risposta è: potete viverlo a casa vostra, che vi interessa di farlo sapere agli altri. Quali sono i casi più eclatanti o comunque quelli più ricorrenti che tu ti sei sentita raccontare di discriminazione o di atti omofobici che sono stati subiti da alcune persone, che quindi ti hanno più segnata o che sono, potrebbero essere magari più caratteristici della vita italiana? Sicuramente gli atti più brutali sono quelli che restano più alla mente, insomma io a Rimini come arcigaio ho dovuto affrontare tantissimi casi di omofobia e di aggressioni fisiche a danno di ragazzi omosessuali,
non ultimo l'anno scorso lo stupro di un ragazzo omosessuale che era a Rimini per lavoro, è stato brutalmente violentato da una persona che mentre lo violentava gli gridava frocio, schifoso, quindi il movente di omofobia c'era ed era evidentissimo. E questi sono i casi che restano più impressi negli occhi, ma ci sono tanti casi quotidiani, di vita quotidiana. Per esempio mi ricordo la storia di ragazze alle quali era negata di continuo una casa insieme, a Rimini, nella mia città per esempio, oppure di persone che sul proprio posto di lavoro devono portarsi ogni mattina mascherate, perché dirsi una drag queen la sera prima potrebbe implicare delle difficoltà, potrebbe implicare delle discriminazioni, ma vivere mascherati vi assicuro che è l'esperienza più brutale che cui possiamo costringere noi stessi, per cui le discriminazioni della vita quotidiana, anche le più piccole, sono quelle più dolorose, sono quelle che ci danno, ci segnano, ci disegnano delle microscopiche ferite che però a lungo andare diventano delle lunghissime cicatrici. Ed è questo è anche un libro della responsabilità, questo è anche un libro che deve restituirci all'impegno quotidiano. Ciascuno di noi è necessario in questa rivoluzione, nel cambiamento di questo paese, per cui assolutamente opponiamoci quotidianamente, denunciamo quotidianamente ciò che di ingiusto percepiamo con gli occhi, con le orecchie. Noi omosessuali per primi denunciamo, ma soprattutto chi è spettatore della violenza, del sopruso, della discriminazione, agisca, perché nella maggior parte dei casi le denunce che arrivano ad Arcigay vengono raccontate dai ragazzi, i quali nello stesso momento, con le lacrime agli occhi, ci raccontano: c'erano dei passanti, ma nessuno ha chiamato la polizia, ma nessuno mi ha soccorso, ma nessuno. Questo stato di immobilismo, questo stato di sonnambulismo quasi di questo paese è quanto di più pericoloso possiamo continuare a costruire per i nostri figli e per noi stessi. Se c'è qualcuno interessato a chiedere qualcosa proprio per parlare con Maura, perché magari non siamo riusciti a trattare qualcosa, qualche curiosità particolare, vi invito magari a fare qualche domanda o a chiedere qualcosa. Non sarebbe possibile, per ovvie ragioni. Allora, io volevo domandare a Maura una cosa. Si parla anche poco dell'omogenitorialità. Ci sono almeno 100.000 bambini, figli di coppie omosessuali. Quelle persone, quei bambini, come le famiglie poi, sono fantasmi. Tu cosa pensi di questa situazione italiana? Di questo nel libro parlo, di questo nell'ultima parte del libro parlo, perché se ne parla poco, come dicevi tu, se ne parla soprattutto nelle pubblicazioni che le famiglie Arcobaleno e le associazioni dedicate soprattutto a questo tema producono negli anni che abbiamo nelle nostre librerie. È chiaro che più, come dicevi tu, di 100.000 bambini vivono nascosti, vivono una realtà diversa rispetto ai propri compagni di scuola, ma quello che più interessa dire e interessa in un certo senso insegnare agli altri è che il pregiudizio per il quale i figli, tanto la maggior parte delle volte è questo quello che ci viene detto, no? Gli omosessuali va bene che si amino, che abbiano una relazione, ma i figli no, perché poi i figli avranno dei problemi o addirittura saranno gay. Ma se io sono nata da genitori eterosessuali, mi chiedo un po', già questa insomma potrebbe essere un'obiezione. Ciò che è necessario raccontare è proprio questo, che il risultato di tutte le ricerche scientifiche sul tema è
unanime, cioè ci racconta che i figli di coppie omosessuali non presentano assolutamente nessun tipo di problema psicologico legato all'orientamento sessuale dei genitori. Sono bambini come tutti gli altri, che vivono però o possono vivere delle difficoltà cui noi come paese li costringiamo non riconoscendo le loro famiglie, per esempio, non riconoscendo l'amore dei propri genitori, per cui dando dei messaggi diversi a questi bambini che crescono nell'amore della propria famiglia e incontrano magari il disgusto dell'insegnante, incontrano l'esclusione dei genitori, dei loro compagni di scuola. Quindi ciò che noi abbiamo la responsabilità di fare è questo, è di raccontare la normalità delle famiglie come luoghi dell'amore e non come luoghi di genitori eterosessuali. E questo è il più grande passo che noi possiamo fare per un paese diverso, in cui questi bambini non siano fantasmi, in cui per esempio nel caso di una separazione di questi genitori, i genitori possano accordarsi perché questo figlio non subisca delle separazioni traumatiche o degli allontanamenti traumatici dall'altro genitore. Nel caso di genitori dello stesso sesso sappiamo che, non essendoci leggi in tal senso, in caso di separazione al figlio può toccare una sorte tristissima, quello per esempio di rimanere legato ad un solo genitore, solo per esempio alla madre che lo ha partorito. E tutto questo non possiamo più tollerarlo, visto che sono sempre di più i bambini e visto che esiste, come vi dicevo prima, un principio di uguaglianza che dobbiamo in tutti i modi impegnarci a rendere evidenza e a rendere realtà. Io volevo fare delle riflessioni. Innanzitutto ti ringrazio davvero di essere venuta qua, loro che non conoscevo, perché ho vissuto gli ultimi 5 anni a Milano e quindi molte cose della città di Cosenza mi sfuggono. Nella mia permanenza a Milano ho notato, ovviamente poi c'è tutto quello che dici tu, ma io sono venuta in contatto con la parte positiva della tematica, no? E ho frequentato, per ragioni culturali e di affinità intellettive, ma non solo, la Libreria delle Donne di Milano e anche il CIPCIAP. Ho partecipato come spettatrice ai Gay Pride, no? Ovviamente c'è tutto quello che dici tu, e quindi ho notato la cosa che mi ha fatto molto piacere, è quella dell'orgoglio, no? Lesbico gay, quindi si sentiva molto forte in questi luoghi questo orgoglio. Anzi, diciamo che per la verità le prime volte che io mi sono approcciata a questa realtà, soprattutto al CIPCIAP, ero io quella ghettizzata un po', scusatemi, in un certo senso, che ero, mi proponevo, anche se io non l'avevo detto, cioè, ma forse mi hanno detto per come vestivo, e quindi ero in un certo senso ghettizzata perché ero eterosessuale, che poi voglio dire, queste definizioni sono molto... E io, cioè, penso che comunque lì dove c'è cultura, per cultura intendo non solo la cultura delle cose, che questa è necessaria, ma la conoscenza della tematica, anche della nostra storia, perché noi dimentichiamo una cosa importantissima, che nella Grecia antica l'omosessualità, soprattutto quella maschile, era la norma, e quindi era invece, come dire, qualcosa di innaturale che un uomo si innamorasse della propria donna, della propria moglie, con la quale invece generava solamente i figli. Quindi c'è molta bellezza, come dici tu, nell'amore omosessuale, e le coppie omosessuali spesso sono più sane delle coppie etero, dove c'è grande, come dire, violenza, dove c'è grande sofferenza. Ho moltissime amiche che vivono tra di loro a Milano, cioè che hanno formato una coppia, ed è una scelta consapevole e anche di, permettetemi la parola un po' obsoleta, di fedeltà tra i membri di questa, tra le due, diciamo, cosa che invece non accade nelle coppie eterosessuali. Quindi
E ti ringrazio ancora per averci regalato questo pomeriggio, leggerò senz'altro il tuo libro. Grazie. Facevi riferimento, siccome mi pare di capire che nel libro ci sono dei riferimenti che riguardano la giurisprudenza, no? E il diritto e i diritti civili, e in effetti noi siamo un fanalino di coda dell'Europa. Non so se l'ha accennato nel libro, ma sicuramente noi siamo fermi e l'Italia resterà sempre ferma per via del Vaticano. Sappiamo benissimo le implicazioni che a livello anche politico non riescono a superare questo, diciamo, questa barriera, no? Io ho conosciuto Paola Concia che ha fatto tutte le battaglie in Parlamento per far approvare le leggi a cui facevi riferimento tu, però al di là adesso di questo aspetto che è prevalentemente giuridico, invece io vorrei che tu facessi una riflessione tua e poi la puoi anche generalizzare se vuoi, riguardo invece a tanti che magari sono cresciuti in una cultura cattolica e che quindi hanno anche il conflitto interiore da risolvere con la loro stessa religione, la nostra ovviamente è quella cattolica. Beh, io sono cresciuta in un piccolo paese e tutte le domeniche andavo a messa, al catechismo, alla comunione, i sacramenti, quindi sono sicuramente figlia della dottrina. E questo ha reso molto più difficile il mio percorso introspettivo e la mia accettazione. Anche perché quando, insomma, il mio, poi nel tempo, adesso pochi anni fa, l'orientamento sessuale che avevo sempre sospettato del mio parroco è stato evidente perché è stato scoperto in sacrestia con un chirichetto, per cui abbiamo capito tutti l'orientamento sessuale di Don Antonio, che era il primo che mi diceva che ero malata e che sarei andata all'inferno. Quindi sicuramente, ecco, il conflitto che genera l'essere figli di una dottrina di questo tipo è un inferno, è quello l'inferno, sono quelle le fiamme che io ho dovuto spegnere soprattutto. Perché erano quei dettami che mi obbligavano a sentirmi diversa. Io avevo smesso poi di frequentare il mondo della Chiesa, però ci sono delle parole che entrano talmente in profondità come dei proiettili che poi rimangono conficcate dentro di noi fino a quando non facciamo noi stessi una profonda operazione di estrazione di tutti quei contenuti che c'erano stati infilati nel corpo. Oggi fortunatamente esistono tante associazioni che includono le persone omosessuali e che raccolgono le persone omosessuali credenti, ma credere ha poco a che fare con la dottrina. Io credo che, insomma, quello che fa per esempio il Vaticano, l'opposizione sistematica al riconoscimento dei diritti alle persone omosessuali, ha poco a che fare con il mio Dio, ha poco a che fare con l'amore, ha poco a che fare con la religione. Quindi assolutamente io oggi sono una persona credente, ma sono riuscita nel tempo a spegnere il mio conflitto con la dottrina, ed è questo quello che fanno un po' le associazioni che racchiudono le persone credenti e omosessuali, cioè liberarle dagli indottrinamenti, se possiamo dire così, e riportarle a credere in Dio, a credere nel loro Dio. Ecco, scusatemi se mi rintrometto, ma io ho visto arrivare adesso Claudio e Rosario, che vorrei invitare a venire qui con noi. Claudio è il ragazzo che è stato aggredito pochi giorni fa a Reggio. Ieri si è tenuto un sit-in organizzato da Darci Gay di Reggio Calabria, qui abbiamo Lucio e altri esponenti con noi. In questo caso due discriminazioni, un attacco omofobico fisico, è stato aggredito anche verbale, aggredito verbalmente, è stato picchiato, e una discriminazione anche sanitaria, nel momento in cui è finito in ospedale per farsi aiutare ha dovuto anche subire una discriminazione in quel posto, per cui credo che sia l'emblema triste di quello che attualmente dobbiamo affrontare.
Io ci tengo assolutamente, ho la pelle d'oca, non è per il freddo, ci tengo a ringraziare Claudio per essere qui, perché è un ragazzo che ha dimostrato e dimostra quotidianamente una sensibilità che a tratti è imbarazzante, cioè è una persona veramente profonda, una persona che con lucidità è riuscita a raccontare la propria storia anche in televisione, è riuscita ad emozionare mia madre che mi ha chiamata per dirmi di questo splendido ragazzo, per cui io ti ringrazio assolutamente per esserci qui oggi pomeriggio. Buonasera a tutti, ci manco un po' dell'imbarazzo, veramente sono felice di essere qui. Insomma, un po' la mia storia la conoscete tutti ormai. Ho deciso di portare avanti insomma quella che è quello che mi è capitato, perché mi sono accorto che forse non denunciandolo, non facendo presente tutto quello che è poi l'ambiente, ma non soltanto a Reggio Calabria, ma in molte situazioni, ma in molte parti in Italia, probabilmente non avrei fatto altro che il loro gioco, tutto quello di affossare quella che è la nostra quella che è appunto la nostra presenza sul territorio, e soprattutto al di là del gesto, quindi di affossare il gesto aggressivo, l'aggressione che ho subito io in prima persona, anche l'identità di molti omosessuali come me. Quello che ci tengo a sottolineare, che ho ripetuto anche ieri sera, la problematica di molti omosessuali, rivedo poi anche in tantissimi amici miei, che si ha molta più paura, questo lo dico spesso, non tanto quella di essere aggrediti, perché chiaramente quello fa paura, non tanto la paura di essere insultati per strada, e quello fa, anche quello fa paura, ma più che altro poi di ritornare a casa e dover raccontare la motivazione per cui si è stati aggrediti, perché spesso in famiglia non, chiaramente essere omosessuali è una vergogna, bisogna assolutamente nasconderlo, non farlo vedere, non fare vedere ai vicini, insomma la gente del quartiere, chi è il proprio figlio, chi è il proprio nipote, e questo è il problema principale secondo me per il quale molti omosessuali decidono di non denunciare quanto gli accade giornalmente comunque. Questo è poi quello che è chiaramente avvenuto in ospedale, lo conoscete, lì ho avuto proprio lì proprio mi sono indignato tantissimo, perché non mi sarei mai aspettato da parte di un personale ospedaliero di essere trattato in questo modo, ovvero di, non lo so, di essere trattato quasi come un malato, non per le ferite che riportavo, ma più che altro per quello che ero, e quindi questa ulteriore violenza nella mia vita privata, e questo è quello che mi ha fatto più male e che mi ha sconvolto. Sottolineo sempre che non voglio passare per la vittima della situazione, sono semplicemente una vittima dell'aggressione più che altro, perché fortunatamente sono molto forte rispetto alla media dei ragazzi omosessuali. Quindi al di là del trauma fisico, al di là del trauma psicologico che supererò prestissimo, chiaramente, quello che bisogna fare dal mio punto di vista è assolutamente continuare su questa linea, e mi metto adesso chiaramente anche io in primissima linea, a maggior ragione ancora adesso, per far capire che assolutamente in Italia ci vogliono delle leggi per tutelarci, ci vuole assolutamente l'estensione di quella legge che tutti conosciamo, della legge Mancino, perché non si può pensare che tutelandoci si può far male degli eterosessuali, e quindi si può far del male di giudicare un'intenzione, perché si commette appunto un'aggressione, per poi arrivare veramente ai diritti che tutti noi vogliamo, la parità. Allora, io volevo porti una domanda. Sono del parere che in questo contesto, cioè in questo periodo storico, la società italiana
sia alle prese con l'elaborazione della cultura della tolleranza nei confronti della comunità LGBT. Tollerare è una parola che non è positiva, cioè è poco più, voglio dire, è un gradino più in alto dall'odio, dal disprezzo. E quindi, non lo so, la battaglia che la comunità LGBT sta conducendo da alcuni anni a questa parte e che vuole la parità in termini di matrimonio, ad esempio, fra persone dello stesso sesso. Tu pensi che possa aiutare questo a spostare e a far crescere la società e portarla dalla cultura della tolleranza alla cultura del rispetto? Io credo che quella della tolleranza non sia una cultura, quindi che il passaggio dalla tolleranza alla cultura del rispetto necessiti di questa parola, dell'introduzione di questa parola in Italia, cioè di cultura, di conoscenza, di sapere. E le rivendicazioni dell'intero movimento omosessuale vanno in questa direzione, cioè cercano di dotare tutte e tutti degli strumenti culturali per decifrare la realtà che ci circonda, che naturalmente è cambiata rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, 10 anni fa. E quindi questo passaggio accadrà, io sono sicurissima che questo passaggio succederà e sarà, lo avremo a breve, ma lo avremo a breve con l'impegno di ciascuna e di ciascuno di noi, assolutamente. Non possiamo più demandare solo alle associazioni il compito di rivendicare. Questo non possiamo più chiederlo solo ad Arcigay, solo al Circolo Mario Mieri, non possono più le associazioni farlo da sole, è necessario l'impegno di ciascun genitore, di ciascun cugino, di ciascuna zia, di ciascuno di noi, perché questo passaggio dalla tolleranza, che è non rispetto, al rispetto delle differenze, alla valorizzazione delle differenze, accada anche in questo paese, così come è già accaduto in tutta Europa. Pochissime sono le eccezioni. Ma c'è del gas nervino, ci vuole uccidere la libraia perché siamo io. Nessun altro intervento? Qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Ma allora io approfitterei per farvi presente anche che ovviamente Mauro, essendo sceso qui per noi stasera, ci farà anche una delle sue performance che sono conosciute in tutta Italia e che comunque sono non sono solo performance a livello di quello che normalmente ci si aspetta, le discoteche sono spettacolini sciocchi. Le sue sono performance artistiche e culturali, per cui vi invito veramente a, per chi è possibile, venire stasera. La performance sarà presso la serata della Elegance di Eclipse e Staff. Ho visto prima un esponente che è Andrew. Le serate saranno al Blue Moon, la serata è al Blue Moon, è un locale a 4 miglia, ci sarà lo spettacolo di Mauro all'interno della serata, per cui vi invito. Io vi ringrazio, insomma questi complimenti mi fanno tremare, però insomma ci tengo a riconoscere a qualunque forma di espressione artistica il suo immenso valore, quindi sono tutti degli artisti. Io credo che, insomma, come ci raccontava un po' Pasolini, non è che dobbiamo costruire le nostre vite come se fossero un'opera d'arte, ma ogni opera d'arte va costruita come se fosse la nostra vita. Io credo che ogni artista provi a fare questo, per cui ho grandissima stima per ciascuno di noi che cerca con le corde della sensibilità di creare delle musiche diverse in questo panorama un po' monocorde di questo paese. Grazie a tutti, grazie a me. Collaboratrice che mi aiuta e soprattutto che mi ama, che è la mia compagna. E un abbraccio alla Calabria. Buonasera a tutti, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Claudio, il ragazzo che qualche giorno fa è stato aggredito a Reggio Calabria. Purtroppo i temi dell'omofobia anche qui in Calabria sono noti.
non dipendono, penso, solo esclusivamente dal territorio geografico. Vogliamo chiedere a Claudio contezza di questa situazione e soprattutto di come si è svolto l'accaduto. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. L'accaduto si è svolto chiaramente a Reggio Calabria. Venerdì sera, tra venerdì e sabato notte scorso, l'aggressione si è consumata all'esterno di un locale in centro città, in piano centro città. Dei bulli, classici bulli di periferia, hanno osato prenderci in giro all'inizio. Sì, alla mia hanno chiaramente non risposta, ulteriori provocazioni del perché io non rispondessi. Dopodiché praticamente le voci, insomma, si sono fatte un po' più forti, le ingiurie più pesanti, mi intimavano di stare zitto, dovevo stare zitto in quanto omosessuale. Io chiaramente la mia risposta: no, io non sto zitto, provocazione su provocazione. Mi è arrivato un pugno da un'altra persona che è ancora da identificare. Di là, dopo l'arrivo della polizia, C'era gente comunque intorno. Sì, intorno a me c'erano i miei amici, che hanno comunque anche loro alibiti. Erano alibiti perché è stato così veloce il gesto vigliacco di questo balordo, io lo definisco balordo, che non c'è stata neanche la possibilità di difendermi. Dopo l'arrivo della polizia in ospedale ho subito la seconda umiliazione da parte di questo pseudo infermiere, che si è permesso di infiltrarsi nella mia vita facendomi domande assurde. La prima domanda assurda è stata perché io non avessi risposto fisicamente all'aggressione. Quindi violenza con la violenza si risolvono le cose? Sì, secondo questo infermiere probabilmente sì. Chiaramente la mia risposta è stata, io fortunatamente la mia educazione è un po' diversa rispetto magari alla sua. Dopodiché in saletta, dove comunque si stava lì a decidere da farsi la preparazione alla TAC, questo infermiere entra, si sdraia sul lettino al posto mio, sì. E decide di intromettersi nella mia vita, chiedendomi se fossi mai stato fidanzato con una ragazza, insinuando che se fossi stato magari con una ragazza mi sarebbe andata diversamente, facendo confusione anche tra omosessualità e transessualità, perché mi invitava a fare magari una cura ormonale. Ah, addirittura? Sì, io lì mi sono messo poi a fare proprio la spiegazione, col naso ancora gocciolante di sangue. Hai dovuto fare spiegazione? Sì, la spiegazione è la differenza, perché chiaramente io, lei cosa sta dicendo? Assolutamente non è così. E per ultimo mi fa: ma tu sei proprio così, gay? Io dico: sì, sono gay, sono nato gay, quindi sì. Mi fa: ma sei stato con ragazze? Sì, ma cosa c'entra? E mi fa: vabbè, ma non ti preoccupare, perché io conosco bravi psicologi che ti possono aiutare a cambiare. Allora, a questa affermazione io rispondo chiaramente: guardi, adesso non sono proprio in grado, perché comunque il naso mi fa molto male, però chiaramente lei è passibile di denuncia per questo che lei mi sta dicendo. Probabilmente dello psicologo ha proprio bisogno lui, che di normale non ha assolutamente niente. Assolutamente no, non ha niente di normale, perché, ma più che altro quello che ho sempre sottolineato in questi giorni è che lui si rende, le sue affermazioni sono gravi a livello etico, però non bisogna assolutamente farne un capro espiatorio, perché è tanta gente che purtroppo la pensa come lui, perché c'è disinformazione, non c'è educazione al rispetto, la cultura è purtroppo in queste istituzioni, mi spiace dirlo, è proprio medio-bassa e non c'è una preparazione adeguata. Però fa specie sapere che in un luogo pubblico, che comunque dovrebbe essere di accoglienza come l'ospedale, specie subito dopo un evento traumatico come il tuo, dove hai subito un'aggressione in piena regola, tu abbia subito un'altra aggressione, che è un'aggressione psicologica, da parte di colui che doveva essere preposto invece a ascoltare. Tu non hai ricevuto cure psicologiche, di supporto, assolutamente dall'ospedale? No, io non ho ricevuto, addirittura, se devo poi rientrare nella polemica, neanche quelle fisiche, perché io me ne sono da casa senza neanche un po' di ghiaccio, senza nulla. Mi ha detto semplicemente di ritornare alle 8. Per quanto riguarda le cure psicologiche, già non c'erano quelle fisiche, non è che mi potevo aspettare delle cure psicologiche da parte loro, anzi mi sono difeso da solo.
Malgrado questo, tu comunque hai detto poco fa in conferenza stampa qui alla presentazione del libro di Maura che è necessario fare coming out e comunque non abbassare la testa, andare a testa alta per come si è, perché comunque è una condizione naturale, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e soprattutto bisogna in tutti i modi abbattere questo muro che è l'omofobia, con una legge o comunque con una serie di normative che tutelano le persone omosessuali, ma in generale le persone che subiscono violenza. Sì, assolutamente sì, è necessaria, come dici tu per prima, iniziare dai ragazzi, parlare con i ragazzi omosessuali e far capire loro che non c'è nulla di sbagliato, invitarli, io capisco che in molte famiglie la situazione è difficile, però se si infondesse un po' più di coraggio, magari anche loro riuscirebbero a tirare fuori quella che è la loro natura. Chiaramente tutto questo potrebbe avvenire a maggior ragione se in Italia ci fossero delle leggi adeguate, perché chiaramente se già si riuscisse ad approvare l'estensione della legge Mancino e quindi punire penalmente anche l'intenzione di un aggressore, questo potrebbe avere sicuramente una risonanza, oltre che mediatica, anche di conoscenza della popolazione. Ciò significa che un individuo, nel momento in cui ha un'intolleranza verso gli omosessuali, magari ci pensa anche due volte per non rischiare la galera prima di picchiare. E poi chiaramente sì, sempre per quanto riguarda il discorso degli omosessuali che non riescono a venire fuori, a fare coming out, è sempre l'invito, ognuno con la propria coscienza e con il proprio coraggio a farlo, ma nel qualora subissero delle aggressioni, l'invito è non avere paura e di conseguenza affrontare a testa alta quella che poi magari può essere la realtà a casa e giustificare il motivo di un'eventuale aggressione. Ringraziamo Claudio per il suo contributo e soprattutto per il suo coraggio ad aver voluto denunciare ed andare fino in fondo e soprattutto dirlo qui davanti a questo pubblico, perché non bisogna assolutamente vergognarsi di niente, né di essere eterosessuali né di essere omosessuali, bisogna vergognarsi di essere degli ignoranti come coloro che ti hanno aggredito. Grazie Claudio. Grazie a voi. Buonasera a tutti, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Maura Chirulli, scrittrice di tanti libri, sono tre veramente, di tra cui l'ultimo Out, che è uscito a gennaio del 2012. Io ho comprato già il libro appena uscito, devo dire la verità. E tra i temi trattati nel libro si parla logicamente di famiglie. E ti hanno fatto tante domande, io vorrei partire proprio da questa. Si dice che la famiglia è una sola. Tu cosa ne pensi di questo? Potremmo dire che è così, la famiglia è l'unica, quella del luogo, dell'amore, dei sentimenti, della gioia, della condivisione. Quindi sì, possiamo dirlo, a patto che diciamo questo. Esiste un capitolo del libro in cui ti rivedi di più di altri? L'hai scritto, penso, ed esperienza, perché da tanti anni che ti interessi ai temi dell'omofobia, dell'accoglienza delle persone omosessuali, gay e lesbiche. Esiste qualche capitolo in particolare che ti ha colpito più di altri? Beh, sicuramente la parte finale del libro è quella a cui tengo di più, perché nell'ultima parte del testo non affronto più la tematica dei diritti negati a partire da vuoti legislativi e normativi, ma ricorro alla letteratura, quindi al racconto delle nostre vite per sottolineare dei vuoti che pure esistono. Quindi l'ultima parte è sicuramente quella che nasce dalle nostre vite, che scaturisce da noi. Maura, si parla molto di omofobia, però c'è un altro tema molto importante che è poco trattato, che è la transfobia. Al riguardo tu cosa hai da dire? Beh, sicuramente l'Italia è il secondo paese in Europa in fatto di violenza sulle persone transessuali e questo dato dovrebbe indignarci, sconvolgerci, eppure non esiste alcuna tutela neppure nei confronti delle persone transessuali, anzi non esiste nemmeno un lessico che rispetti le persone transessuali, che vengono spesso chiamate i trans, uomo, donna, va fatta confusione, per cui ricominciamo dalle parole per il rispetto delle persone transessuali. Pensi che sia importante anche
anche una tutela maggiore in ambito lavorativo, perché ad esempio le persone transessuali quando devono andare a lavorare devono purtroppo presentare i documenti al maschile o al femminile se si parla di transizioni F2M o M2F. Pensi che quindi anche le legislazioni italiane come quelle di altri paesi debbano intervenire su, non lo so, i piccoli cavilli burocratici che mettere la F o la M sul documento? Assolutamente sì, è un altro dato di civiltà, quello di fare in modo che ciascuno si renda consapevole di se stesso anche all'altro e che possa quindi dichiararsi e dichiarare ciò che sente di essere e ciò che è. Tu nel tuo libro appunto parli di out come titolo, quindi il venire fuori dall'inglese. È importante, come nel caso di Claudio, denunciare i fenomeni di omofobia e di bullismo, ma è anche necessario rivolgersi alla legislazione italiana per vedere riconosciuti diritti come quella della famiglia, di due persone, due uomini o due donne che decidono comunque di formarla una famiglia. Pensi che sia giusto ricorrere alla legge, purtroppo, visto che non ce n'è una? Assolutamente sì, è compito e necessità che le istituzioni rispondano a queste nostre istanze di civiltà, quindi noi, è nostra responsabilità in quanto persone omosessuali denunciare le discriminazioni che subiamo ed è compito delle istituzioni rispondere con civiltà a queste istanze. Io ho letto anche l'altro tuo libro, quello che si occupa del tema dell'omofobia in Italia, che traccia un percorso sia dal nord al sud, fa vedere come sono strutturati purtroppo i casi di omofobia. Qui nel sud è più difficile, come dice Claudio, perché magari camminare mano nella mano liberamente o un gesto come un bacio che tu vorresti dare alla tua compagna o al tuo compagno diventa sinonimo di scherno. Invece nel gay village a Roma dicevi che si è più se stessi. Secondo il mio punto di vista non è ghettizzarsi, è magari avere quel piccolo spazio dove essere se stessi e non doversi nascondere. Assolutamente sì, i posti di socializzazione legati al mondo LGBT hanno una funzione sociale e culturale fondamentale nelle vite di ciascuno di noi, sia nella prima fase di accettazione di noi, sia poi nelle fasi di vita quotidiana. Tu parlavi anche, ti è stata rivolta la domanda sul Pride, magari del Pride, come dicevi tu prima, i telegiornali prendono soltanto il lato colorito e goliardico, però vogliamo ricordare che cos'è il Pride, perché il Pride alla fine è la rivendicazione dei diritti degli omosessuali dei moti di Stonewall, quindi noi abbiamo una storia come persone omosessuali e dovremmo forse ripescare la storia per vedere che anche noi esistiamo nella storia ed è anche una storia millenaria. È una storia importantissima che nasce nelle piazze da rivendicazioni sulla strada, come dicevi tu, a Stonewall, quindi io invito ciascuno di noi a partecipare anche quest'anno all'appuntamento importantissimo per l'orgoglio e per la civiltà del nostro paese che sarà il Gay Pride del 9 giugno a Bologna quest'anno, per capire, per conoscere, per dotarsi di strumenti culturali. Maura, io per chiudere la nostra intervista vorrei che dessi un consiglio, soprattutto a quelle coppie che magari vorrebbero fare coming out anche nelle famiglie e non ci riescono. Vorrei chiedersi, diciamo, quell'amore che hai trasmesso a tutto il pubblico. Beh, il consiglio è quello di ricongiungerci a noi stessi, ciascuno di noi, pur con la paura. I vantaggi di svelarsi e di smascherarci sono talmente tanti che vale la pena essere visibile, vale la pena raccontarci per essere felici. Ringraziamo Maura Chirulli, scrittrice di Out, e vi ringraziamo per averci dato spazio. Buona serata. Grazie. Riccardo Cristiano, Liberi TV. Siamo in compagnia del consigliere nazionale di Arcigay, Lucio D'Attola. Volevamo chiedere a Lucio contezza di quest'ultimo caso di omofobia che è accaduto proprio nella sua città, Reggio Calabria, ad opera di soliti bulli omofobi. Sì, l'attacco omofobo seguito poi dalla discriminazione per orientamento sessuale che ha subito, ahimè, Claudio, ha lasciato sconvolti tutti. Il primo effetto è stato quello proprio di intervenire sul posto. Io ho ricevuto la telefonata all'1:47 della sera di venerdì e sono scappato subito, trovando appunto una situazione strana, cioè Claudio che si tamponava il naso parlando, rendendo la dichiarazione ai agenti, alla polizia.
L'effetto, questo fatto ha sortito due effetti, direi di natura diversa. Il primo, un crescere di paura da parte degli appartenenti alla comunità. E quindi, per quanto riguarda Arcigay, una necessaria risposta molto forte all'attentato. D'altro canto, ha sortito anche la necessità da parte degli associati di ritrovarsi e di riunirsi e di confrontarsi su questo fatto. Siamo rimasti tutti sconvolti perché al di là del rapporto personale crediamo all'importanza che l'associazione ha nel rendere il suo servizio innanzitutto a chi è nascosto, a chi ha bisogno di uscire da situazioni che non rendono giustizia alla dignità personale di ognuno. E, appunto, abbiamo la prima cosa, diciamo, lo sostegno molto importante, oltre alla solidarietà, è stata la dichiarazione alla polizia, mia personale in quanto rappresentante di Arcigay e in quanto presente almeno subito dopo il fatto. Il sit-in di ieri sera è stata l'evoluzione che non è stata chiesta o non è stata costruita ad arte per una visibilità, ma è stata richiesta da molte componenti associative, politiche, sindacali della città. Lucio, io volevo chiederti anche un'altra cosa. Claudio è stato aggredito doppiamente, prima fisicamente e poi psicologicamente quando si è rivolto all'azienda sanitaria. Uno di questi infermieri, invece di sostenerlo psicologicamente come dovrebbe accadere in tutti i casi di aggressione, invece gli ha consigliato di rivolgersi a uno psicologo per guarire. Tu cosa pensi di questa persona e soprattutto pensi che ci voglia un'assistenza dedicata? Sì, intanto vorrei chiarire che appunto parliamo di aggressione per quanto riguarda il pugno in sé per sé e parliamo di discriminazione per quanto riguarda appunto proprio l'utilizzo di determinate espressioni, l'utilizzo di determinate parole. Credo, e questa è la richiesta che abbiamo fatto anche sia al sindaco di Reggio Calabria sia al presidente della provincia, che sia necessario non tanto una formazione intesa in maniera classica, cioè di corsi di formazione che possano sopperire a questa mancanza culturale, ma quantomeno un aggiornamento. E la richiesta che noi facciamo è che venga fatto un aggiornamento delegato a chi di queste cose ne mangia quotidianamente, quindi ad Arcigay, a tutte quelle associazioni che si occupano di diritti della comunità LGBTQI. E non peraltro perché al di là dei concetti, al di là delle nozioni, ciò che è fondamentale in questi momenti è la sensibilità. Pensiamo se la stessa rozzezza fosse stata utilizzata, così come voci raccontano, per una ragazza violentata, magari con una battuta del tipo tanto eri già vergine. Questo non è un gap o non è soltanto un problema di impostazione mentale, è proprio conoscere e avere la sensibilità e avere la conoscenza e la sensibilità del paziente, che innanzitutto deve essere accolto e poi curato. Forse l'accoglienza è la prima cura che il personale addetto in una struttura pubblica ha alle cure fisiche, appunto l'accoglienza della persona nel suo complesso di valori, di orientamento sessuale, di fede, di politica, e forse questa è la prima cura che deve essere somministrata. Ringraziamo Lucio D'Attola, consigliere nazionale Arcigay, qui da Cosenza, Liberi.tv. Riccardo Cristiano per Liberi TV. Siamo in compagnia di Lavinia Durantini, una delle organizzatrici dell'evento che oggi ha visto Maura Chirulli presentare Out, il suo ultimo libro, qui a Cosenza alla libreria Ubic. Lavinia è un esponente del EOS Arcigay, l'associazione gay di Cosenza. Vogliamo parlare con lei dell'evento e soprattutto di come è stato organizzato e delle motivazioni che l'hanno spinta a parlare di omofobia e di outing in questa città. Beh, la modalità è stata semplicemente una questione di contatto con Maura. Maura è una persona molto disponibile a livello di appunto incontri in tutte le città italiane. Lei è un esponente della segreteria nazionale Arcigay, lei scrive libri su questo argomento, scrive su un giornale, per cui è sempre disposta a
appunto portare le sue esperienze e la sua conoscenza in tutte le città. Per cui il bello dell'organizzare questo evento è stato questo, che è bastato contattarla per avere il massimo dell'entusiasmo e della disponibilità nell'evento. E la motivazione dell'evento è stato proprio il fatto che c'è necessità di eventi culturali che escano nella città, che portino tutte le città, in questo caso Cosenza, ad affrontare questo argomento da tutti i suoi punti di vista e da farlo non solo con la comunità LGBT, ma che tutta la comunità etero venga qui e che ascolti determinati discorsi e che partecipi a questo tipo di conoscenza. Lavinia, abbiamo visto che comunque la sala era piena, quindi comunque è un tema che tocca, quello dell'omosessualità, ma anche e soprattutto della lotta all'omofobia. Avevamo tra gli ospiti Claudio, il ragazzo che è stato aggredito di recente a Reggio Calabria. In merito a questi fatti tu hai da dire qualcosa? Come ho già detto poi in un'altra intervista, è veramente vergognoso che tuttora nel 2012 si debba assistere a aggressioni del genere e che queste aggressioni debbano finire con una discriminazione a livello anche sanitario, che si debba finire con un invito a diventare eterosessuali per vivere meglio. È quello che veramente bisogna combattere, oltre alle aggressioni e la convinzione che noi scegliamo di essere omosessuali e che quindi potremo scegliere una vita più semplice. Noi abbiamo la vita che abbiamo perché siamo così, ed è giusto che abbiamo una vita semplice ed equa qualsiasi sia il nostro orientamento sessuale. Non dobbiamo cambiare per vivere bene. Lavinia, io volevo chiederti un'ultima cosa: dove vi possono trovare? Dove si trova la sede dell'Eostarci Gay e soprattutto quali sono i giorni di apertura per potervi trovare? So che avete anche un sito Facebook. Allora, noi abbiamo sia un sito internet che www.euscosenza.it, abbiamo il profilo Euscosenza su Facebook e abbiamo un gruppo che è Eostarci Gay Cosenza. La sede è nella Casa delle Culture al primo piano, su Corso Telesio, è aperta una volta a settimana. Attualmente le aperture vengono comunicate su Facebook perché un giorno alla settimana o il lunedì o il giovedì. Perfetto, ti ringraziamo tanto per la tua intervista e ti ringraziamo e speriamo di vederti presto in altre manifestazioni. Vi ringrazio per l'intervista, gentilissimi.